Ciao a tutti, lettrici e lettori, benvenuti o bentornati sul mio canale. Io sono Marta e oggi finalmente vi porto la seconda e ultima parte del wrap up di ottobre, novembre e dicembre, ossia tutte le letture che ho compiuto in quei mesi. I libri di cui vi devo parlare sono parecchi e alcuni sono anche dei bei mattoni, quindi direi di partire subito e io incomincerei dalla pila dei libri più brevi. Parlerei prima di due libri del Saggiatore, che uno di narrativa contemporanea, l'altra è una raccolta di pensieri, questi due libri li ho trovati tutti e due nel calendario dell'Avvento del Saggiatore, perché sì, ho tra le mani il calendario dell'Avvento del Saggiatore, ancora non riesco a crederci. Praticamente mi è stato fatto come regalo di laurea da parte della mia famiglia. Vi dirò che ero stata tentata di farne un book haul, però alla fine ci ho riflettuto un attimo, in effetti non ha molto senso farlo, dato che dei canali anche molto più grandi del mio, oggettivamente, come per esempio Gaia Lapasini o anche l'Isola del Barone o Chiara Martini, hanno fatto un unboxing sia su Instagram o appunto qua su YouTube, quindi i titoli alla fine sono gli stessi, quindi non aveva senso, insomma, anche perché molto probabilmente avete già visto appunto il contenuto di questi canali un po' più grandi del mio. Comunque, tornando ai nostri libri, parlerei prima di questa raccolta di pensieri, di aforismi di questo mi pare giornalista, ma non mi ricordo, di questo scrittore e fotografo statunitense che ha scritto anche per diverse riviste. Praticamente, come spiega all'inizio di questo piccolo libricino, lui nell'arco degli anni, durante il periodo delle festività, i suoi figli gli hanno chiesto di mettere per iscritto o comunque anche a voce di dare due o tre dei suoi consigli in merito alle proprie esperienze, quindi dei consigli di vita in base al proprio vissuto, e devo dire che alcuni sono abbastanza scontati, mentre altri, per esempio, li ho cerchiati, li ho sottolineati in modo che mi cada di più l'occhio, in modo che ogni tanto io lo riprenda dalla libreria, lo sfogli e mi rilegga appunto qualche passaggio. A me sinceramente piacciono le raccolte di pensieri, di aforismi, me li bevo, infatti l'ho letto di buono, non mi ricordo se in uno o in due giorni, ecco, in due giorni l'ho finito. Mi piacciono particolarmente e so che però non sono proprio apprezzati da tutti, ma secondo me questo è un ottimo regalo da fare a tutti quei lettori che appunto apprezzano le raccolte di pensieri, così un po' sparsi, appunto ogni tanto da aprire e leggiucchiare così, o da bersi in due giorni come ho fatto io. E poi vogliamo parlare anche dal punto di vista estetico, secondo me è molto bello da regalare, tutta questa copertina sberluscente alla luce. Altro libro del Saggiatore che invece ahimè non mi è piaciuto e un pochettino temevo, in effetti, perché ho sentito parlare di questo libro prima di leggerlo da Giulia De Martini, che è ritornata su questi schermi e sono troppo contenta, e ne ha parlato in uno degli ultimi video in cui parla delle ultime letture che ha fatto e aveva recensito in modo negativo questo libro, e io, incuriosita, visto la brevità, infatti l'ho letto velocissimamente. Una delle poche note positive che ha questo libro, dal mio punto di vista ovviamente, è che è davvero scorrevole, quindi si legge velocemente. Però la storia a me non è piaciuta, mi è sembrato tutto un po' abbastanza raffazzonato, un po' confusionario, che non arrivasse mai, non è mai arrivato a un punto, non è mai arrivato a un dunque. In teoria dovrebbe essere una sorta di giallo in cui la protagonista è praticamente questa ragazza a cui è mancata la sorella e indaga per capire chi sia il colpevole della morte. Voglio essere sincera, non è passato tanto tempo da quando l'ho letto, ma io mi sono già dimenticata tutto. Veramente è uno di quei libri che tu leggi e tempo due giorni ti sei già dimenticato che cavolo hai letto, il nome dei protagonisti, quello che succede, tutto. Secondo me è un libro veramente mediocre e questo è uno dei motivi per cui non vado, secondo me, tanto d'accordo con la narrativa contemporanea, perché ogni qualvolta che io leggo qualche cosa puntualmente non mi piace. Tra l'altro, la prima volta anche che mi approcciavo ad un'autrice coreana, piace ma bocciato, veramente un libro inconsistente dal punto di vista delle descrizioni, della storia. L'unico aspetto positivo che ho riscontrato è appunto che è scorrevole, quindi
per quello filavia liscio, diciamo così. Altro libro che mi ha leggermente deluso, ma per un errore mio, non perché il contenuto non vale la pena, è Una visita guidata di Alan Bennett, nel senso che io quando acquistai questo libro pensavo che fosse più un discorso, cioè c'era scritto sul retro di copertina o nella descrizione che parlasse del National Gallery, ma io ho capito che entrava un pochettino nel dettaglio del National Gallery, ma non che fosse quasi tutto incentrato solamente sul National Gallery. Pensavo che fosse una riflessione un po' più generale sui musei, le mostre, cose del genere, e invece no. Quindi secondo me questo libro anche ha senso, ve lo dico, leggerlo ma tenendo a portata di mano il telefono, perché spesso fa dei riferimenti per esempio ai vari quadri e fa delle descrizioni che per forza di cose, se non hai sott'occhio il quadro, secondo me si perde un po' tutto il senso del discorso, anche perché non è uno scritto, nel senso che non è che Alan Bennett si è messo lì a scrivere, ma è una conferenza che era stata tenuta da Alan Bennett messa per iscritto. Quindi capite bene che cioè, questa cosa durante la lettura si percepisce che era più una sorta di chiacchierata, una cosa da ascoltare, da vivere faccia a faccia e non insomma per iscritto. Comunque questo, niente da dire sul contenuto, nel senso che a me è piaciuto al di là di questi aspetti, appunto, ma per un errore mio. Comunque mi ritrovo d'accordo su alcune cose che ha scritto Bennett. Per esempio qua spiega come osservare un quadro, entrare all'interno di un museo sia un'esperienza privata intima così come è un'esperienza pubblica. Leggo così capite meglio che cosa intendo. Guardare i quadri è uno strano miscuglio di pubblico e privato, è una cosa pubblica ma non collettiva, come ad esempio può essere il teatro. Siamo felici quando andiamo a teatro e lo troviamo pieno, ma preferiamo che un museo sia, se non completamente vuoto, almeno non affollato. Perché se il luogo è pubblico, l'esperienza è privata. Le altre persone non vi contribuiscono come accade invece al teatro o al cinema. Al museo non si fa parte di pubblico o di una comunità. Può essere piacevole aver qualcuno con cui condividere la visione di un quadro e magari parlarne, ma nessuno vuole andare oltre. E io su questo mi ritrovo d'accordissimo, nel senso che sono la prima a cui piace tantissimo visitare i musei, ma quando è vuoto e quindi c'è un senso anche di spazialità diverso, non devi affollarti, non devi buttarti uno sull'altro per riuscire a vedere un quadro proprio visto in due nanosecondi, quindi neanche te lo gusti, ci sono appunto quei momenti in cui vorresti soffermarti su un quadro perché ti attira particolarmente. Questo minuscolo libricino è anche correlato da fotografie, immagini che riportano dei quadri all'interno del National Gallery, anche se non mi ricordo male, ma quando l'ho letto mi ricordo che appunto non erano riportate tutte le opere di cui parlava Alan Bennett all'interno di questo piccolo, diciamo, discorso scritto. Prossimo libro, anche questo un piccolo gioiellino proprio dal punto di vista estetico, infatti si riconoscono sempre i libri dell'Hub Editore dal punto di vista grafico, sono sempre riconoscibilissimi perché hanno un'estetica secondo me veramente impeccabile, bellissimo, e questo diciamo che non so se si potrebbe considerare come un piccolo racconto classico, perché alla fine questo è un racconto che è stato scritto dallo stesso autore che ha scritto Carmilla, libro che io non ho letto ma che sinceramente adesso sono curiosa di recuperare, perché questo piccolo racconto a me è piaciuto tantissimo. Se siete amanti dello stile gotico ottocentesco, quindi quello un po' quello classico che però a volte magari risulta anche un po' scontato, infatti nel corso di questa storia diciamo che il finale potrebbe risultare un po' scontato, questo secondo me non va ad inficiare nella qualità del racconto. A me è piaciuto tantissimo, ci sono tutti gli aspetti del gotico, del mistero, quella po' di inquietudine, ecco, quell'inquietudine leggera, quindi un libro adattato anche ai più fifoni, e questo è uno di quei libri da leggere in un'unica sessione dall'inizio alla fine, quindi riservarselo per il periodo autunnale come può essere per esempio anche la sera di Halloween lì con la copertina a leggere magari al calduccio, magari anche con le luci un po' soffuse, questo è veramente top. Praticamente
qui c'è come protagonista Margaret, se non mi sbaglio, sì, che a cui è mancato il padre, si ritroverà a vivere all'interno di un castello insieme allo zio, la cugina e il cugino, ma ci sono dei misteri che aleggiano all'interno di questa casa e prova un senso di inquietudine verso il cugino Edward, e appunto c'è anche questo mistero in merito ad un omicidio che è stato commesso all'interno del castello in cui andrà a vivere. Infatti un pochettino forse le atmosfere ricordano anche i misteri di Udolfo. Il cugino Edward praticamente poi vuole fare un matrimonio combinato, quindi forzare Margaret a sposarlo per entrare in possesso della sua eredità, e anche questo in un certo senso appunto richiama il libro di Anne Radcliffe. E niente, poi non vi svelo nient'altro perché è veramente minuscolo. Al suo interno per esempio ci sono anche riportate delle lettere, anche qui io adoro quando per esempio all'interno dei racconti ci sono magari anche le lettere dei personaggi, la corrispondenza, queste cose qua, cioè io adoro, impazzisco per queste cose, mi è piaciuto tantissimo. La prima volta che ho trovato questo aspetto che è stato quando ho letto Orgoglio e Pregiudizio, ed allora è una caratteristica che a me piace ritrovare. Altro libricino, che questo non sapevo se farlo rientrare nei classici sinceramente, quindi nella prima parte del video, ed è Caro Vecchio Natale di Irving, che manco a dirlo a me è piaciuto tantissimo, perché Irving veramente mi fa stare sempre bene e secondo me scrive da Dio. Ho dei momenti in cui mi manca la scrittura di Irving, questo forse è il terzo racconto che leggo e devo dire che comunque ci sono delle caratteristiche che io ho trovato solamente in lui, e poi quando fa delle descrizioni, non lo so, è veramente incredibile, perché riesce, per esempio in questo caso parla anche delle tradizioni tipiche natalizie, e quando per esempio descrive i cibi, io quasi riesco ad immaginarmi i profumi, è veramente incredibile, pazzesco. È una sorta di, cioè una prima parte appunto dedicata alle tradizioni, quindi io ero convinta che fosse un racconto singolo, invece è una sorta di raccolta di racconti, ma che si mescola alle tradizioni e i riti che alcuni appunto possiamo rivedere come si siano tramandati anche fino ad oggi, e quindi è una mescolanza secondo me tra alcune memorie, perché credo che alcune cose che siano scritte qui, delle scene diciamo così, siano degli eventi realmente accaduti a Irving, che poi ovviamente lui magari ha un po' riadattato, ha romanzato, ecco, per renderli un po' più d'atmosfera, ma è veramente una lettura bellissima da fare sotto il periodo natalizio, e anche perché si suddivide diciamo in 5 atti, quindi c'è la parte dedicata alla vigilia, al giorno di Natale, il pranzo di Natale, eccetera. Il primo libro di un'autrice italiana, in particolare di un'autrice fiorentina, Grazia Livi, con questa raccolta di racconti, La finestra illuminata. Allora, a me nel complesso questo libro è piaciuto, ma ho fatto un po' fatica ad entrare in sintonia con la scrittura dell'autrice, perché proprio il suo punto di forza secondo me è la scrittura, secondo me unica, proprio singolare, non si riesce a trovare un altro autore o un'altra autrice con una scrittura simile. Mentre si legge si capisce che ogni singolo verbo, ogni singolo aggettivo è stato scelto con cura, si capisce che c'è stato uno studio dietro per capire anche come strutturare la frase, aggettivi da usare, eccetera. Una scrittura molto precisa, infatti spesso magari raggruppa anche diversi aggettivi, per esempio una caratteristica che ho riscontrato un po' in tutti i racconti è che utilizza gli aggettivi a triplette, che a volte questa cosa a me dà fastidio, ma non è questo il caso, anche perché non sono aggettivi, cioè di solito c'è questa tendenza ad usare triplette di aggettivi che sono tutti simili tra di loro, quindi che sono uno sinonimo dell'altro, ma non è questo il caso. I racconti racchiudono il suo stato d'animo o delle esperienze che ha vissuto lei in prima persona, questa cosa si percepisce tantissimo, infatti tutti i racconti hanno come minimo comune denominatore, se vogliamo dire così, tutti i protagonisti, o meglio le protagoniste, sono donne, è sempre una donna la protagonista all'interno di questi racconti, racchiude soprattutto quegli stati d'animo che le hanno provocato dolore, malessere, infatti si parla di morte, di lutto, anche di per esempio di separazione da un amore,
o l'amore sofferto, l'amore malato, tutte queste cose qui, insomma, ci sono tantissime tematiche, veramente sono tanto brevi quanto molto specifici questi racconti, perché veramente molti sono dei racconti di 1 o 2 pagine fino a un massimo, mi sembra, di alcuni una 30ina di pagine, proprio esagerando. Inoltre una delle caratteristiche, che è quella che mi ha scombussolato un po' di più all'inizio, nel senso che è il motivo per cui forse questa cosa l'avevo detta anche nel mio reading vlog, per cui c'era bisogno di tanta concentrazione mentre si leggevano questi racconti, è che una cosa che fa sempre è di mescolare 2 momenti diversi, diciamo, nello spazio-tempo, ma adesso mi spiego, non c'è niente di fantastico, niente di cosa di fantascientifico. Passa da magari raccontare, per esempio, che una donna sta vivendo una situazione particolare con il compagno o ha subito un lutto e la donna sta, adesso invento, sta guidando, è immersa nei suoi pensieri senza degli spazi, sia proprio dal punto di vista del testo, quindi non c'è uno spazio tra le 2 righe, magari subito dopo un punto partono dei flashback oppure di eventi che non sono ancora accaduti, e dopo, sempre in modo repentino, si ritorna di nuovo a quando la donna stava guidando. Quindi spesse volte si è un po' disorientati perché non si capisce, non si percepisce bene questo distacco, però si percepisce che c'è questo senso di sospensione, che allo stesso tempo però non è di sospensione, c'è comunque un movimento. Non lo so se mi sono spiegata bene, è molto difficile da descrivere, bisogna leggerlo fondamentalmente per capirlo. Comunque, se siete interessati, se vi può interessare, questa cosa viene un po' spiegata anche dall'autrice stessa in una breve intervista che io che ho trovato qua su YouTube, una cosa proprio di 10 minuti, al massimo appunto ve la linko qui sotto, in cui appunto spiega un po' il suo rapporto con la scrittura e che cosa rappresentava per lei scrivere, soprattutto narrativa, perché lei è stata anche giornalista e saggista. E adesso che io ho avuto sono partita, diciamo, con leggere la sua parte di narrativa, sono interessata a vedere adesso com'è Grazia Livi per quanto riguarda la saggistica. Altro libro che mi sono dimenticata di inserirvi all'interno del video precedente, perché ho una memoria visiva, quindi se non vedo i libri davanti a me io non mi ricordo di averli letti, perché questo libro io l'ho ascoltato. Libro che appunto stranamente non possiedo, visto che è un libro famosissimo, e sto parlando del Piccolo Principe. Vi metto anche proprio chi ha letto l'audiolibro. Io l'ho ascoltato da Mlol, quindi la biblioteca digitale. Secondo me è letto divinamente e la storia è veramente tenerissima, bellissima. Io non l'avevo mai letto il Piccolo Principe, lo so, mancanza mia, ma mi è sempre stato antipatico, cioè mi è sempre stato qua, anche se non l'avevo mai letto. Non so perché, ma ho sempre pensato che sarebbe stata una di quelle storie che non mi sarebbero piaciute e che avrei odiato, perché so essere o amato tantissimo o odiato in genere questo breve racconto, questa storia. A me personalmente è piaciuto tantissimo, adesso voglio recuperare il cartaceo così ogni tanto ci posso ritornare sopra e rileggermelo. Proseguiamo con i 3 mattoncini. Primo, che è più piccolo anche a livello di formato, perché è praticamente grande quanto la mia mano, è I grandi classici riveduti e scorretti. Questo libro è veramente uno spasso. Mi sono fatta delle grasse risate, ragazzi, secondo me questo è un altro di quei libri ottimo, veramente da regalare, magari per dei lettori amanti dei classici, però che ne hanno letti per la maggior parte, o che sapete magari che conoscono appunto le trame dei classici, poi magari andate a vedervi l'indice, e che non sono interessati a leggere, perché per esempio molti di queste che erano all'interno, che sono di libri che io vorrei leggere, non ho voluto spoilerarmele, e quindi solo una volta che li avrò letti andrò a ripescarli da qui per farmi 4 risate. Ovviamente bisogna prima capire, insomma, siccome è un libro fondamentalmente umoristico, perché consiste nel prendere 50 classici e fare un breve riassunto praticamente della trama in 2 massimo 3 pagine in chiave molto ironica e umoristica. Non mancano anche, per esempio, i riferimenti, magari qualche punzecchiata qua e là
di politica, un'ironia che però vi deve, cioè, deve piacere, quindi dovete secondo me conoscere bene la persona per capire se questo tipo di stile potrebbe piacergli. Comunque, giusto per farvi capire, io quando ho preso in mano questo libro in libreria, che mi ha attirato appunto il titolo, mi sono andata a vedere l'indice e sono andata a leggermi per esempio la trama di Cime Tempestose, che ho letto e odiato, non mi è piaciuto per niente e appunto volevo vedere come era rivisitato. Adesso vi leggo solamente l'incipit della trama, giusto per farvi capire. All'inizio di ogni riassunto poi ci sono due o tre righe che riassumono ancora di più praticamente tutta la trama del libro. Alla fine di ogni riassuntino c'è una sorta di specchietto in cui è riportata una curiosità del libro, una canzone diciamo che viene associata al libro e una citazione improbabile. Il tutto è correlato per esempio anche da delle illustrazioni in chiave sempre comica, molto divertente, in cui c'è una mescolanza solitamente appunto tra il libro di cui si tratta e attori oppure cantanti e cose varie. Cime Tempestose è l'unico romanzo scritto da Emily Bronte, o Bronte, mai capito come si pronuncia, ma non temete, vale come 4. Stiamo parlando di oltre 400 pagine di vendetta, sadismo e passioni proibite. Manca solo un nano alcolizzato. Manca solo un nano alcolizzato e la firma di George Martin e siamo a posto. Le tre righe all'inizio del riassunto citano: uomo frenzionato decide di vendicarsi mandando in rovina la sua spasimante e tutti i parenti di lei fino alla seconda generazione. Ottimo. Quindi questa è un po' la chiave comica di questo piccolo libricino, a me ha divertito da morire. Ultimi due libri di cui volevo parlarvi sono questi. Hanno letto in tantissimi, da questo ovviamente sono stata influenzata da Ilenia Zodiaco e da questa da Julie Demar. Partirei da questo libro che io ero spaventatissima di approcciare, infatti erano tre anni che io tentennavo se acquistarlo o meno con gli sconti Einaudi, poi alla fine l'avevo trovato casualmente su IBS con lo sconto del 25% e allora ho approfittato e non ne sono rimasta delusa. Non è per tutti, secondo me, questo libro, perché è veramente molto crudo. C'è una comicità abbastanza macabra, un po' appunto nera, diciamo così, e sostanzialmente si parla di un mondo che viene distrutto, viene rivoluzionato e succedono delle cose allucinanti, veramente allucinanti, ed è un libro, o meglio, racchiude tre libri da una trama veramente imprevedibile, cioè impossibile veramente prevedere gli eventi di questi tre libri. Personalmente quello che mi è piaciuto di più, cioè quelli, i libri che mi sono piaciuti di più sono stati il primo e il terzo, il secondo un po' così così, l'ho visto, cioè era un pochino più statico, diciamo così. Non vi nego che ho faticato un pochettino all'inizio, non perché non mi stesse prendendo, ma perché ci sono delle scene che sono veramente crude. Dopo un po' però ci fate la mano, però all'inizio veramente a leggere certe parti io mi dovevo fermare, respirare, metterlo giù perché mi stava venendo la nausea. Quindi ecco, non è un libro per tutti. Poi a spesse volte appunto ci sono delle parti comiche che, cioè, vogliono essere comiche ma che magari per molti, a molti infastidiscono e basta, perché comunque è un libro che tratta una sorta di futuro, una sorta di distopico, non so neanche bene come definirlo, siccome viene distrutto appunto, si distrugge tutto perché cade un meteorite sul suo fantomatico drive-in, succedono cose strane eccetera, c'è una sorta di ritorno al, come se fosse al primitivo, ecco, quindi ci sono anche magari scene di cannibalismo o atti sessuali abbastanza violenti, quindi appunto non è per tutti, però nonostante tutto, cioè questi erano gli aspetti che temevo di più, ma a parte l'inizio, una volta che si entra nella storia questi aspetti, cioè a me personalmente non hanno dato fastidio. Quindi una trilogia che ho apprezzato e che finalmente mi sono letta e mi sono goduta. Tra l'altro è il libro che mi sono portata con me quando sono andata in viaggio a Firenze e quindi servo anche un bel ricordo, perché avrò sempre in memoria dei momenti precisi in cui io stavo leggendo questo libro, magari in treno o appunto nella mia stanza, nel mio alloggio a Firenze. Ultimo libro, librone direi, di cui vi devo parlare oggi è Teoria e pratica di ogni cosa. Appunto sono stata influenzata da Ilenia Zodiaco per questo libro, che in realtà io non avevo
intenzione di leggerlo, ma sono andata un giorno in libreria, l'ho visto lì, c'erano gli sconti Bompiani e sapete proprio quando un libro ti chiama? Ecco, questo è stato il suo caso, mi ha chiamato, l'ho visto lì, ho detto ma sai che c'è? Ma sì, dai, comprato, con gli sconti tra l'altro, quindi top, e letto immediatamente, letto, finito. Sapete quella sensazione di quando si chiude un cerchio perfetto, quando un lettore compra il libro, lo legge immediatamente e poi alla fine ti è piaciuto anche tanto? Ecco, raramente succede questa cosa, sia che noi lettori compriamo un libro e lo leggiamo subito. Voglio assolutamente adesso recuperare di questa autrice, Notte Americana mi sembra che si chiami l'altro libro, e è il primissimo libro che leggo di Dark Academia, perché non ho mai letto niente per esempio di Dorna Tartt, che dicono che sono simili, non che sono simili tra di loro come scrittrici, ma che se avete voglia di questo genere di solito uno punta o su Marisha Pes o su Dorna Tartt. Le illustrazioni che ci sono all'interno di questo libro sono bellissime, sono fatte dalla stessa autrice tra l'altro. Ci sono tantissime citazioni, cioè si dice appunto, la prima cosa che si dice è che è molto citazionistico, si capisce che ha una grande cultura questa autrice, anche dal punto di vista entomologico, perché appunto non è un caso che ci sia la farfalla in copertina. Queste citazioni in mezzo alla trama comunque non danno fastidio. Questa autrice ha la capacità di dedicare il giusto tempo a qualsiasi cosa, il giusto spazio, forse è meglio dire, a qualsiasi cosa, che sia la descrizione o appunto la citazione, cose del genere. L'unica cosa per cui ho storto un po' il naso all'inizio, ma poi appunto secondo me ci si abitua e non ci si fa più tanto caso, è che la corrispondenza tra lo stile di scrittura e la protagonista, perché comunque parliamo di una protagonista molto giovane, ha una maturità ovviamente da adesso non mi ricordo se 15 o 16 anni, quindi ci stanno determinate azioni che compie determinate azioni a quell'età. Il fatto è che per cui ho storto un po' il naso è la conoscenza che ha questa ragazzina. Ti viene un po' da dire, ma com'è possibile che tu sia così acculturata, che tu conosca così tante cose alla tua età e allo stesso tempo però compie determinate azioni, vuole a tutti i costi entrare all'interno di questo gruppo di amici e appunto compirà magari anche delle azioni che magari non sono molto da lei, sapete un po' come a quell'età uno magari fa un po', non dico di tutto, ma per cercare di entrare un po' in contatto o entrare all'interno di un gruppo. Questo aspetto della protagonista, quindi che si parla di una sedicenne che si comporta giustamente come una sedicenne, va un po' fa un po' a pugni, va un po' in contrasto, ecco, con quella che è la scrittura, i suoi pensieri, diciamo così, acculturati, ecco. Cioè è strano, fa strano per una ragazzina così piccola. Per il resto la storia a me ha coinvolto parecchio, assolutamente di intrattenimento, e nonostante sia un bel mattone, perché si tratta di un libro che ha quasi 700 pagine, io personalmente non le ho sentite, cioè non è pesante, è scorrevole, no, nel senso che soprattutto le prime 150-200 pagine vanno a rilento, ma non sono noiose, si sente che il ritmo comunque è diverso rispetto poi a tutto il resto del romanzo. Comunque appunto si tratta, come ho già detto prima, di un Dark Academia, quindi ci saranno questo gruppo di ragazzini che sarà implicato per quanto riguarda l'omicidio di una loro insegnante, poi vedremo i rapporti che questo gruppo ha avuto con l'insegnante e appunto indagheranno sul suo omicidio. In finale mi ha lasciato un po' tipo vabbè, grazie, cioè mi ha dato fastidio, ma non più di tanto, perché comunque secondo me ci si affeziona alla protagonista, perché poverina, le succedono veramente di tutti i colori, fa tanta tenerezza. E è un romanzo secondo me molto particolare, non ho ritrovato molto caratterizzati i personaggi, a parte appunto la protagonista, gli altri non sono così tanto caratterizzati, ma non è una cosa che va ad inficiare con la trama o che dà fastidio, che si sente che manca qualche cosa. È un romanzo d'esordio, secondo me, che è veramente, cioè, bomba per essere un romanzo d'esordio, e voglio recuperare altro di questa scrittrice, che so che ha scritto anche Notte Americana, quindi prossimi sconti Bompiani, prossimo libro di Marisha Pes. Io ho finito, non riesco a crederci che finalmente sono riuscita a registrare questa seconda parte dell'elettore.
letture che ho fatto, insomma, nell'ultimo arco dell'anno 2023. Io spero che il video vi sia piaciuto, fatemi sapere qui sotto nei commenti se avete letto uno di questi libri, se avete intenzione di leggerlo, che cosa ne pensate se l'avete letto. Io vi saluto e noi ci vediamo alla prossima. Ciao!